Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Venerdì è tempo di Road to the Knockout Stage Team 2, quindi nuovi giocatori verso la fase eliminazione. E anche questa settimana abbiamo un sacco di giocatori interessanti, in particolare ottimi player non solo per quelle che sono squadre di alta fascia, ma anche per squadre un po' più di medio livello. Quindi il mio consiglio è quello di andare ad analizzare bene, magari provare questi giocatori, perché secondo me qualche bella gemma da inserire in squadra c'è e come per ogni livello. Quindi senza perderci troppo in chiacchiere, passiamo subito all'analisi di questi giocatorini qui. Il primo che ci ritroviamo davanti è Timo Werner, il timoniere per gli amici, che riceve un bel boost per quanto riguarda la valutazione, un bel più 4, ha un più 3 di velocità, un più 4 di tiro, un più 7 di passaggio, un più 4 di dribbling, un più 6 in fisico e un più 4 in difesa. Peccato per il 3 di skill per quanto riguarda questa carta qui, ma ha 4 di piede debole. Come potete vedere ha delle statistiche di velocità che sono veramente incredibili, statistiche di finalizzazione e potenza tiro che sono ottime. Ha in questo caso un buon passaggio corto, ma un passaggio lungo un po' così e così da rivedere. Statisticamente sembra anche discretamente agile, anche se comunque ha un 71 di forza e parliamo di un giocatore di 1,80 m, quindi magari questo potrebbe lievemente incidere su quella che è la mobilità della carta. Però questo qui è veramente un signor giocatore. Credo che all'inizio andrà lievemente sovrapprezzato rispetto a quello che è il suo reale valore, ma può tranquillamente dire la sua sia per quello che è un discorso di utilizzo da punta, ma anche sull'esterno, visto che le stats ci sono tutte per poterlo mettere in fascia a piottare. Il buon Timo Werner, che si candida sicuramente a essere uno dei più costosi all'interno di questo team. Così come penso non ci siano parole per descrivere questo Frankie de Jong, che ha ricevuto degli aumenti statistici veramente clamorosi. Parliamo di una carta che di overall prende più 2, ma ha più 4 di velocità, più 3 di tiro, più 2 di passaggio, più 2 di dribbling, più 4 di difesa e più 3 di fisico. Ha 4 di skill e 3 di piede debole, è 1,80 m e ha in questo caso un work rate di alto normale che comunque non vi crea problemi qualora lo giocaste a centrocampo. È rapidissimo, ovviamente, come vi dicevo, potenza tiro e finalizzazione in questo caso non sono proprio il top, infatti anche dalla carta traspare che il tiro è proprio il suo unico punto debole. Passaggi da capogiro, 93 di corto e 89 di lungo, un giocatore anche in questo caso molto agile, 90 di agilità, 90 di reactions. Statistiche difensive che sono state boostate parecchie, in particolare spicca l'80 di mentalità difensiva, che potrebbe tradursi in quello che è un rinnovato capacità da parte di De Jong di fare interventi automatici. Ha anche 77 di forza e 78 di aggressività, per cui parliamo di un giocatore veramente molto valido, che sicuramente costerà tantissimo, probabilmente sarà quello che costerà di più all'interno di questa squadra, visto comunque anche la sua ibridabilità con i vari Dembélé, Icon, eccetera, eccetera. Frankie può fare tranquillamente il CC in un 4-4-2, il CDC in un 4-2-3-1, lo sconsiglierei vivamente da trequartista, ma questo al momento, tra quelle che sono diciamo le carte un po' più basiche, quindi le varie Oreo, eccetera, è insieme a Kanté, credo, il miglior centrocampista. Una coppia ideale Kanté De Jong sarebbe veramente da paura. Così come da paura è questo Fred, perché ha ricevuto anche in questo caso un bel aumento, un più 4 di overall, in particolare un più 4 di velocità, un più 4 di tiro, un più 4 in passaggio, un più 4 di dribbling, un più 6 in difesa e addirittura un più 9 in fisico per un giocatore che è 4'4 e 1,69 m. Quindi diciamo che è un simil Kanté, se proprio vogliamo dirla. Però il problema di questo Fred qual è? Che al momento tutte le sue versioni hanno sempre avuto un problemino relativo a quello che era il suo posizionamento automatico. Quindi diciamo che era un giocatore abbastanza manuale, con un body type un po' così e così. Quindi qui sì, per carità, è discretamente rapido, a livello di tiro non ci siamo, ha degli ottimi passaggi sia il corto che il lungo, è estremamente agile sia con l'L2 che palla al piede, ha delle ottime statistiche difensive, in particolare il 90 di intercettazione, che però, parlando di un giocatore non estremamente alto, comunque non è che si traduce in un Fred stile Kraken che prende palle a destra e a sinistra, comunque ha bisogno di una mano per essere messo bene in posizione. 99 di aggressività significa tanto, perché questo vuol dire che si piazza praticamente francobollato all'uomo e tanto si schioda quando ha recuperato il pallone. Quindi questo qui è sicuramente un ottimo giocatore.
Per quanto riguarda quelli che sono eventuali compiti difensivi, secondo me in una Premier magari una bella coppia Kanté-Fred può essere tranquillamente utilizzabile, così come Fred potrebbe anche essere una sorta di chip Kanté vicino ai vari De Bruyne, Bruno, eccetera, eccetera. Quindi promosso, da valutare però quello che è il suo rendimento in campo e vedere se effettivamente questo boost statistico si sente così come appare sulla carta. Il crack di quest'anno, Lucas Verissimo, partiva da 79 di overall, quindi per lui un più 3, più 2 di velocità, più 3 di tiro, più 8 di passaggio, addirittura più 4 di dribbling, più 3 di difesa e più 3 di fisico. Giocatore onestamente nella media, nel senso è sì un 83 di velocità, ma è comunque brasiliano del Benfica, per cui campionato portoghese non proprio facilissimo da ibridare, e con tutte le alternative che ci sono quest'anno tra i vari Kimpembe, Marquinhos, Joe Gomez, Varane, Koundé, eccetera eccetera, onestamente non mi fa urlare all'oh mio Dio comprate questo Verissimo. Per carità, un buon giocatore, ma sul quale non farei follie a vederlo così. Jesus Navas, che dopo aver ricevuto già una carta IF, si becca anche una carta Road to the Knockout Stage, e in particolare rispetto all'IF riceve un più 1 in velocità, un più 1 in tiro, un più 1 in passaggio, un più 1 in dribbling, un più 2 in difesa e un più 3 in fisico. Questo è un ottimo terzino, qualora vogliate utilizzare una liga spagnola, l'unico problema è il 2 di piede debole, però parliamo comunque di un ruolo dove in liga c'è molta carenza, perché l'alternativa sarebbe Carvajal, che non può circolare minimamente, o un Dest base, che comunque è un ottimo giocatore valido. Ovviamente qui parliamo di un terzino molto rapido, con degli ottimi passaggi, molto agile, con delle ottime statistiche difensive, in particolare l'87 di mentalità difensiva, che gli permette di avere nel suo arco dei bei interventi automatici, anche 85 di aggressività, che permette tanta roba per quanto riguarda quelli che sono appunto gli interventi e la pressione da andare ad applicare agli avversari. Quindi Navas onestamente è una carta che può tranquillamente trovare spazio all'interno dei nostri team. Così come non è malissimo la carta di Royce, perché in Bundesliga, e ripeto esclusivamente perché ha una Bundesliga, manca quello che è il CC di riferimento. Era uscito quel Virs Pot, ma niente di che. Per cui vi dico che questo è un ottimo giocatore che si traduce in più 9 di velocità, più 3 di tiro, più 3 di passaggio, più 4 dribbling, più 4 difesa e addirittura più 8 di fisico. È un 4-4, non eccelle sicuramente in velocità, per quanto riguarda le statistiche di tiro ci siamo, passaggio ottimo. Agilità 87, anche se anche qui abbiamo un giocatore di 1,80 m con 74 di forza, quindi questo potrebbe un po' appesantirlo, però Marcolino Royce, insomma, è sicuramente una carta molto molto valida da attenzionare, soprattutto se avete una Bundesliga. Il buon Bernardo Silva invece è una SBC, onestamente non vedo proprio il grossissimo senso di andare a completare questo Bernardo Silva, perché insomma il costo sicuramente non è di quelli più bassi. Sì, per carità, le statistiche sono buone. Sì, se volete un trequartista potrebbe anche ritornarvi utile, ma un 3 di piede debole che rovina tutto il quadretto è secondo me semplicemente uno spreco di crediti e di consumabili per una carta che ha vita molto breve. Secondo me basta che becca NIF, ma pure Marez, che ve lo spostate e ve è andata di culo con questo Bernardo Silva. Giocatorino molto 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 interessante questo di Atta, perché linka particolari giocatori come ad esempio Beyedder, ve lo ricorderete l'anno scorso con le sue carte speciali. Questo si è beccato un più 6 di overall con più 2 di velocità, più 7 di tiro, più 8 di passaggio, più 6 di dribbling, più 6 di difesa, più 7 fisico. È un 4-4, è estremamente veloce, non ha una grandissima finalizzazione, ha dei passaggi così e così, ma è estremamente agile. Quindi questo piazzato sulla fascia a piottare, a correre anche da super sub volendo, fa tremendamente il suo. Eviterei di schierarlo in altri ruoli, visto che appunto non è proprio il top per quanto riguarda le statistiche che contano sia di tiro che di passaggio. Però per usarlo come trenino sulla fascia, di Atta tanta roba. Jordan Amavi, giocatorino anche questo interessante, perché prende un bel più 6 con un più 12 di velocità, più 6 di tiro, più 6 passaggio, 7 dribbling, 6 difesa e 6 fisico. Un terzino francese che si va prepotentemente a inserire in quello che è la lotta tra Theo, Mendy, Davis, insomma la lotta tra il bene e il male. C'è anche questo Amavi che onestamente non è assolutamente malvagio, ha anche 5 di piede debole, ha dei discreti passaggi, è molto veloce, 80 di agilità, buone stats difensive, non eccellenti però buone, aggressività 80, 79 di forza, una carta che insomma può tranquillamente dire la sua a prezzi molto contenuti, perché non credo che costerà tremendamente troppo.
Edmond Tapsoba, questo l'abbiamo conosciuto l'anno scorso con la sua carta tozza estremamente buggata. Abbiamo un più 3, per cui più 7 in velocità, più 3 di tiro, più 5 di passaggio, 3 di dribbling, 3 di difesa e 3 di fisico. Anche qui parliamo di un giocatore che sì, magari spicca per quella che è la sua velocità, ma ci sono tante alternative, nazionalità e campionato ambiguo, difficilissimo da ibridare, quindi onestamente lo bypasserei proprio a piè pari, il buon Tapsoba. Yuri Tielemans, questa non è una carta per niente male, l'unico problema è che si muove con il monopattino elettrico a 15 km/h massimo, infatti è molto molto lento. Poi non ha neanche queste grandi stats difensive, cioè praticamente delle stats e degli attributi anche per quanto riguarda skill e piede debole quasi da CC, ma sicuramente il CC non può farlo perché appunto è lento, nonostante abbia dei gran passaggi, un ottimo tiro, però ha anche 70 di agilità, quindi anche Tielemans è una buona carta così a guardarla, ma onestamente calcolando le alternative che ci sono in Premier eviterei proprio di correre il rischio. Bel giocatore invece questo è il Shaarawy, perché mancava un po' di brio a quella fascia sinistra per una Serie A e abbiamo in questo caso un giocatore che riceve un bel più 4 di velocità, un più 6 di tiro, 6 di passaggio, 5 di dribbling, 5 difesa e 9 fisico. Peccato che quest'anno il Shaarawy non abbia più le 5 skill ma abbia addirittura 4 e abbia 3 di piede debole, un po' downgradato sotto questo punto di vista, però qualora voi vogliate andarlo a utilizzare magari sull'esterno può tranquillamente dire la sua, infatti è molto rapido, ha dei buoni passaggi, è agilissimo. Quindi sotto questo punto di vista può darvi una mano se avete bisogno di un esterno in Serie A, visto che al momento in quel ruolo, tolto Insigne, non è che ci sia poi così tanto. Concludiamo con Max Kruse, giocatore in questo caso che insomma non penso vada descritto più di tanto, credo che sia un obiettivo, ha 68 di velocità, un giocatore offensivo, ecco, direi che questo forse più che altro si potrebbe giusto sbloccare per il meme, per tenerlo nel club e magari farlo volare all'interno di una SBC bellamente. Quindi ragazzacci miei, per quanto riguarda questo secondo team è tutto. Io come al solito vi ricordo in descrizione tutti quanti i link di riferimento, live giornaliere su piattaforma Viola e tutti i partners. In particolare vi ricordo di commentare facendomi sapere che ne pensate di questo team. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Saluto dal vostro Liberoschi, ciao ciao.